L'infermiere di famiglia è una figura che l'OMS ci propone già nel 1998, quindi sono 25 anni che in realtà se ne parla. E a vario titolo, insomma, in vari modi, durante questo periodo si è cercato un po' di definire questa figura, di interpretarla, di identificarla. Non sul territorio in generale, proprio all'interno dei luoghi dove le persone vivono, lavorano, studiano, quindi all'interno della famiglia, delle scuole, dei posti di lavoro. E come sappiamo bene, purtroppo la sanità territoriale non è molto sviluppata nel nostro paese, essendo tutte le risorse devolute verso l'ospedale. Quindi le strutture ospedaliere sono quelle che attirano la gran parte delle risorse, per cui per il territorio poi rimane ben poco. La pandemia ce lo ha dimostrato, la mancanza di strutture territoriali, di presidi territoriali, ha fatto sì che ci fosse poi un'invasione degli ospedali da parte delle persone che, non avendo trovato risposte sul territorio, hanno visto peggiorare le loro condizioni e necessariamente avevano bisogno di un ricovero ospedaliero. Ora noi intendiamo il concetto di salute in maniera multidimensionale, perché la salute è un concetto multidimensionale, come ci insegna sempre l'OMS, quindi non possiamo parlare solo di salute fisica e quindi legata a patologie particolari, o non legata a patologie particolari, ma parliamo anche di salute sociale, salute psicologica e così via. E gli infermieri, per loro natura, proprio hanno un approccio verso i loro assistiti in maniera multidimensionale, quindi non si prendono cura, non si fanno carico soltanto delle problematiche fisiche, ma di tutta una serie di problematiche che possono essere emozionali, possono essere psicologiche, possono essere anche spirituali, sociali, Confidenziali eccetera. spesso. Esatto. E quindi la figura dell'infermiere, nell'infermiere di famiglia, può esprimersi al meglio. Perché sul territorio le dinamiche sociali, le dinamiche psicologiche, le dinamiche di vario genere si intersecano, quindi è difficile stabilire dei limiti, dei confini ben precisi. Ed è importante che il professionista della salute, nello specifico l'infermiere, possa evidenziare, individuare tutte queste dinamiche e agire in tal senso. La figura dell'infermiere di famiglia agisce soprattutto dal punto di vista della prevenzione, che è quello che manca, che è carente, per certi versi nel nostro paese, perché la prevenzione appunto si sviluppa a livello territoriale, non a livello ospedaliero. E quindi che cosa potrebbe fare l'infermiere di famiglia che arriva all'interno delle famiglie oppure agisce nelle case di comunità, che sono strutture previste dal nuovo decreto ministeriale 70 del 2022, andando laddove le persone vivono, lavorano e, vorrei aggiungere, studiano, quindi anche magari nelle scuole, si può fare un'azione di prevenzione di questo tipo, con interventi educativi, con varie attività. Ricordiamo quella degli screening, quindi la diagnosi precoce, individuare le patologie al loro insorgere quando sono più gestibili dal punto di vista anche medico e fare in modo quindi che non evolvano in maniera drammatica come spesso vediamo. La gestione, per esempio, di una persona che è dimessa dall'ospedale, rientra in famiglia e quindi trova una figura che può essere di supporto non solo alla persona stessa appena dimessa, ma anche ai propri familiari che magari a volte non sanno come gestire questa persona.
questa incapacità percepita può dare luogo a ricoveri ripetuti, ricoveri impropri. E quindi in questo. Come si interseca questa figura professionale con la già attiva assistenza domiciliare, con l'ADI? Possono convivere queste due Certo, attività? possono convivere. L'ADI è una visione di una sanità reattiva, ossia si attiva l'ADI nel momento in cui esiste il problema, quindi viene allertato in qualche modo a livello di distretto presso, tramite il punto unico di accesso, vengono raccolte le richieste e quindi l'equipe dell'ADI, che è composta da un'equipe multiprofessionale, va al domicilio della persona e effettua le varie prestazioni. Questo avviene nei momenti di crisi, quindi è una sanità reattiva, ossia il problema si è proposto e si reagisce al problema. La figura dell'infermiere di famiglia incarna un tipo di sanità invece Preventiva, che è proattiva, si proattiva. chiama proprio proattiva. Perché riesce a individuare in maniera precoce, o meglio, prevenire le situazioni di crisi, quindi le gestisce in maniera precoce o le previene proprio.